Venezia, con l'assessore Venturini, ha preso parte al vertice ONU sul turismo organizzato dalle agenzie delle Nazioni Unite a Bilbao. Particolare interesse è stato dimostrato verso il capoluogo lagunare, indicato a più riprese tra le realtà che stanno introducendo azioni pratiche per la gestione dell'overtourism, con l'entrata in vigore il 25 aprile della sperimentazione del contributo d'accesso. Il Comune di Venezia sta raccontando la sua esperienza, le azioni che ha messo in campo negli ultimi anni, le azioni che metterà in campo nei prossimi mesi, ed è ovviamente il caso Venezia è uno dei casi più attenzionati da parte degli esperti di tutto il mondo, perché siamo tra le prime città a reagire al fenomeno dell'eccesso di turismo in alcuni momenti dell'anno attraverso provvedimenti concreti. Il caso Venezia è tra quelli ovviamente più avanzati rispetto ad altri nella ricerca di soluzioni pratiche per risolvere i problemi. L'appello che Venezia vuole lanciare è di costruire insieme il suo futuro, tutelandola e rispettandola, ha poi evidenziato Venturini, parlando anche delle iniziative successive in città, come la novità che dal 1 agosto scatterà il nuovo regolamento che riguarda i gruppi accompagnati da guide turistiche, con l'introduzione di un limite di 25 persone a gruppo e il divieto di utilizzo di altoparlanti o altri mezzi simili.